ieri Sera grandissima live 728 persone, picco Massimo, siamo a livello di quelli famosi che si fanno i selfie con i cinesi e con i tifosi dell'Inter, eh? quelli su YouTube, <ride> quelli. Su YouTube ti diano a perché fa comodo a telecina e poi succede. B, quindi, io ho anche scoperto in questi giorni che ragazzi, sappiate, voi avete gli interclub. Che magari mettete a disposizione gli strumenti per vedere le partite ai tifosi che non vanno allo stadio. Io ho scoperto che chi non va allo stadio non è un tifoso dell'Inter. Ora hanno dato questa patente. E, e tra l'altro chi non si fa prendere in giro da questo presidente, vedi i proclami dopo la finale di Champions, ripartiremo da quelli più forti, sappiate che hanno deciso che chi non si fa prendere in giro dal zango non è interista eh l'hanno deciso loro capito? Mamma ma, ma per favore mia mamma ma, ma. le tre S siamo senza soldi te l'abbiamo spiegato ieri sta pulendo i conti perché finalmente se ne va se ne va è arrivato a un punto che non, non può più gestire l'Inter il 21 agosto ha un processo importante Ragazzi, sento dire speriamo che lo arrestano. Ora io mi dissocio da queste cose. Io credo nella giustizia, la giustizia farà il suo corso, succederà quello che deve succedere. Non lo so, l'importante è che lui vada via il prima possibile perché è un presidente senza portafoglio che accumula debiti giorno dopo giorno. Ma qualcuno di voi, ragazzi, crede ancora ai 40 milioni a certi per Lukaku? C'è ancora qualcuno di voi che ci crede? Se hai 40 milioni disponibili, vai a prendere subito un altro. Mi sembra per Scamacca che a Inzaghi te lo garantisco che era un centramatti. E a Inzaghi piace, ma è semplice. A Inzaghi piace Scamacca perché per il suo gioco è perfetto. Mi sembra che l'Atalanta ti abbia un attimino schiacciato. Ormai siamo arrivati a dei punti. ce l'avevi l'opzione B. Scamacca perché non vai a prendere Scamacca? Ti costa anche 12 milioni in meno di Lukaku perché. Devi scegliere l'attaccante in base ai pagherò che ti accettano. Questo a Telecina non te lo dicono. Come a Telecina non ti dicono che l'Inter non ha pagato la clausola di Sommer. Te lo dovrebbero dire a pagamento a Telecina. L'Inter ha pagato più della clausola perché ha pagato gli interessi per farsela rateizzare la clausola. Ci siamo capiti o no? L'Inter ha pagato di più del valore della clausola perché paga gli interessi sulle rate e ha chiesto: sto parlando di 6 milioni, ne paga circa 7 perché ha fatto due rate. Stessa cosa su Bistec b, -stack, b -stack, 7 milioni tre rate, ha pagato quasi un milione in più di quello che gli chiedevano per chiedere le tre rate. Ti devono dire la verità. Questo ti devono dire, come ti dovrebbero dire, soprattutto a Telecina, che non ne becca una. Ma a quello lì che sta dando le patenti intervista su YouTube, che io conosco, ci ho parlato anche al telefono, no? Ma a chi illude i tifosi paventando rinnovi tipo Skriniar, a questa gente qui non gli si dice nulla. A questa gente qui che specula sull'Inter, e che dai le patenti che dici chi non è interista, chi va allo stadio, come me la chiami questa gente? Questa gente ti dice che la pioggia di milioni piovuta dalla Champions fa rinnovare il contratto a Skriniar, come me la chiami questa te? Non è speculare sull'Inter, questo? Però magari se va allo stadio è interista, vero? Però se specula e prende per il culo i tifosi dell'Inter, non gli fa nulla. Fammi capire mi ragioni. Oppure se me lo vuoi dire al telefono, mi ami e me lo spieghi, guarda, Giuse, va bene se specula sull'Inter e prende per il culo e illude i tifosi dell'Inter, dicendo che Zang con i soldi della Champions rinnova Skriniar e il Luca Cubista è già fatto. Però lui è interista perché va allo stadio. Quindi spiegami un attimino quali sono le regole di questo giochino per, per essere interisti. Oltre a accettare di farsi prendere per il culo da uno e ti dice ripartiremo dai più forti, fammi capire quali sono le regole di questo giochino. Quindi, chi specula sull'Inter, chi guadagna soldi giustamente sull'Inter, sparando calzate di forze dell'Inter, è interista, giusto? Mi stai dicendo questo a te? La verità è questa, questo ti dovrebbero dire, che l'Inter ad oggi ha incazzato 110 milioni circa e ne ha spesi 26. Aslani 10 milioni, Bistec 7 milioni tre rate, Frattesi, ma il prestito di Frattesi te l'ha pagato il Sassuolo con Mulattieri, perché l'Inter si è fatta pagare Mulattieri. Quindi eh, i 6 milioni eh, di prestito oneroso per quest'anno l'Inter non li paga. 3 milioni di scatto di Ascerbi, Eccoli qua, questo è tutto quello che ha speso l'Inter. E l'attaccante arriverà in base ai che accettano, perché ora questi, secondo me, prendono vanno dal e gli chiedono peto a 48 rate, oppure prenderanno un altro, ma a fine mercato, magari in condizioni eh, di vantaggio. È così che siamo costretti a costruire una squadra. Non puoi gestire una società di calcio come l'Inter in queste condizioni, questo ti dovrebbero dire. Samazic, il prestito 4,5 te lo ti fai pagare Fabian. Eh? Quindi l'Inter non sborsa nulla, sono tutti pagherò. Perché l'utinese ti dà 4,5 per, per Fabian e te hai un anno di prestito coperto di Samazic e poi dopo sono tutti pagherò che non pagherà nemmeno i cinesi. È così che si sta muovendo l'Inter sul mercato. 6 milioni, circa 7 milioni l'ha pagato l'Inter Summer, Vai a vedere. Perché non ha pagato più della clausola perché si è fatto a rateizzare l'importo. Ma di cosa cazzo ragioni te? Di cosa ragioni? Ti sembrano normali queste cose a te? 110 milioni incassati, 26 spesi. L'Iter fa mercato in base ai pagherò. No. Li accetti i pagherò che non pagherò nemmeno io. Sì, no, perché questa M ti ha fatto una risata per telefono, secondo te? Perché evidentemente l'Atalanta gli ha proposto soldi veri. Noi gli abbiamo proposto soldi, poi qualche duno al posto mio te li darà. Eh, magari in Italia se fai il girettino delle sette chiese che Marotta faceva anche alla Juve, Udinese Atalanta. Ora l'Atalanta, attenzione, perché secondo me i rapporti si stanno anche inclinando. Udinese Atalanta, Sassuolo. Ma quest'anno sappiamo tutti che l'Udinese con la Juve non può fare affari. Quindi molto probabilmente farà qualche affare in più con noi. Che ne dici? Ma appena vai all'estero con la valigetta di cartone, con il pacchetto di cambiali, guarda solo le mie cambiali, te le firmo tutte, ti manda, ti, ti buttano fuori dall'ufficio. E questa è la verità. Questo ti dovrebbero dire, questa è la verità, indipendentemente da quello... Che i dirigenti dell'Inter possano riuscire a fare sul mercato, ma anche lì hai perso Schignano. A zero hai regalato Brosovic a 18 milioni. correa non riesce a venderlo. Gosens non riesce a venderlo. Non riesce a vendere nessuno. Per comprare usi solo i pagherò. Dove cazzo vuoi andare in queste condizioni? Dove vuoi andare? E anche all'Inter non parla nessuno. Non parla nessuno. perché cosa ti devono dire? Se ti dicessero la verità di quello che succede verrebbe fuori una guerra civile, bisogna dire però la verità perché alla fine qualcuno la scopre e poi magari la voce si moltiplica, capito? Bisogna dire la verità ai tifosi dell'Inter, dite la verità ai tifosi dell'Inter, non date retta alle azzate che è interista solo chi va allo stadio, bisogna dire la verità ai tifosi dell'Inter perché qui siamo arrivati ai puto e qualcuno, attenzione, qualcuno ti sta dicendo e chi specula sull'Inter, illude i tifosi Screener già fatto, Lukaku già fatto, Digital Beats tutto ok Turkish Highlights, arriva lo sponsor per un anno che, che, che ti dà 12 milioni allora loro sono iteristi e chi non accetta di non farsi prendere per il culo da questo qui, non è iterista, hai capito che ragionamenti sono questi? Pensaci e fammi sapere, ci sentiamo dopo, ciao Inter